sabato alle 15:30 saremo in piazza San Giuseppe a Varese. Ognuno verrà vestito da cattivo, famoso, di un libro, di un film, così via. Ognuno dovrà mettere un cartello come questo, sono cattivo perché, e completarlo con il mio piacimento. Sarà una manifestazione allegra, dal taglio ironico, organizzato da un comitato che è stato appunto creato per l'occasione, che si chiama Varese C'è, ed è composto da Ricci Varese, dispari LGBT Varese, Insubor LGBT, i Sentinelli di Varese, i Lati Oscuri e l'Albero di Antonio. Appunto, sarà una manifestazione per ribadire il fatto che non ci sono cattivi sulla quale vegliare, ma solo persone che vogliono comunque essere tutelate nei propri diritti. Appunto, partecipano tantissime associazioni, organizzazioni, segno comunque che è un tema sentito a Varese, nella nostra città, dove comunque vengono organizzati spesso dei convegni per la famiglia, ma alla fine si rivelano a stampo omofobo e finiscono con discriminare le famiglie omogenitoriali o gli omosessuali stessi. Appunto, ci sono i Lati Oscuri che hanno contromanifestato insieme a noi in piazza a febbraio. E ci sarà anche Gian Pietro Belotti che a Bergamo ha manifestato contro le sentinelle in piedi, vestito da nazista di Levi Norris, leggendo Mein Kampf. Durante la manifestazione distribuiremo appunto anche del materiale informativo, come la mappa che avete visto qui, di Ilga Europe, che fotografa appunto la situazione dei diritti in tutta Europa. E l'Italia non è messa benissimo perché comunque insieme a Grecia, Cipro, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Bulgaria e Romania è l'unico paese tra nei paesi dell'Unione Europea a non aver ancora legiferato sull'unione gay.